Intanto il gruppo Renault presenta il futuro della mobilità, presenta la concretezza del nuovo Duster, presenta la passione per lo sport con la Megane RS e la visione sul futuro con la Symbioz. Allora, parliamo del presente o parliamo del futuro? Se iniziamo col presente, iniziamo con un'icona, il Duster. 7 anni di successo, 1 milione di unità vendute in Europa, in Italia un grandissimo successo. La domanda è stata, ma come facciamo a rinnovare un'icona? È stata una sfida molto importante con ingegneri e designer e ce l'abbiamo fatta perché abbiamo mantenuto il DNA del Duster, che è questo lato robusto, fuoristrada, 4x4, ma anche il prezzo imbattibile. Cosa abbiamo cambiato? Il design, 100% cambiato. All'esterno più un'evoluzione, all'interno più una rivoluzione. E poi abbiamo aggiunto degli equipaggiamenti, dunque più tecnologia. Per quanto riguarda il design, dunque la cintura, la linea della cintura è stata alzata, il parabrezza è stato allungato, dunque 10 cm in più, più spazio interno. Il frontale e posteriore totalmente cambiati, nuovi paraurti, nuova firma luminosa, dunque un look decisamente rinnovato. Sembra il Duster di prima più bello, ma è veramente cambiato se tu vai nel dettaglio. La grande rivoluzione è all'interno, perché c'è un cruscotto a forma di S, il multimedia lo alzi per migliorare la visibilità, i sedili sono totalmente nuovi, i materiali sono nuovi, dunque veramente una rivoluzione interna per migliorare il comfort, l'insonorizzazione e c'è anche tanta sicurezza. Poi abbiamo questi nuovi equipaggiamenti tecnologici, a cominciare da questa camera che permette di vedere a 360 gradi, molto utile quando sei fuori strada, ma c'è anche l'Hill Start Assist, il Descent Control, tutti questi elementi che migliorano ancora di più le emozioni che provi nel fuoristrada. Abbiamo anche la carta a mani libere, abbiamo il sensore angolo morto, abbiamo il clima automatico, insomma tantissima novità tecnologica. Ricordo che abbiamo anche l'IDC sul Duster che non abbiamo sul resto Dacia. Tanti equipaggiamenti e il miracolo è che manterremo i prezzi un po' allo stesso livello, perché dobbiamo sempre mantenere il prezzo imbattibile. Chiaramente dipende dai livelli di allestimento, perché avendo più tecnologia è chiaro che i prezzi sbalzeranno un po', ma l'orientamento è quello di mantenere la qualità Renault al miglior prezzo sul mercato. Su Renault dunque lo sport con la Megane RS, che rispetto alla precedente è più larga, circa 18-19 pollici, un motore che arriva dall'Alleanza, 1.8 280 cavalli, parliamo di 390 Nm, da 0 a 100 in meno di 6 secondi, arriverà la Megane Trophy, 300 cavalli, 400 Nm. All'interno di questa vettura abbiamo anche le quattro ruote sterzanti che permettono di attaccare la vettura al terreno, ma abbiamo anche sia la trasmissione manuale a 6 marce che quella automatica a 6 marce. Arriverà a marzo, il Duster, ricordo, arriverà a gennaio. Poi abbiamo la visione 2030 di come sarà la mobilità e abbiamo questa Symbioz che rappresenta appunto la Symbioz tra la casa e l'auto. L'auto può diventare una stanza in più nella casa, ma può diventare anche un'estensione della casa e controllare dunque il rapporto energetico tra casa e automobile. Nel 2023 arriverà un demo car basato sulla Symbioz, perché l'auto del futuro è connessa, è autonoma ed è elettrica.